su questa cosa, io sono abbastanza favorevole ormai alle scarpe morbide, le scarpe dure hanno fatto un po' il loro decorso. Ma tu, Andrea, non eri a Livigno in questi giorni, no? Perché io ti ho visto, poi non, ti ho un po' perso, mi sembravi che andassi in bici, boh, non lo so. Sono arrivato a Livigno in bicicletta da Bormio, anzi noi diciamo Bormio, ma loro dicono Bormio, e sono venuto giù un giorno a far ripetute e poi me ne sono ritornato a casa a casina. Vabbè, ascolta, mi è arrivato un pacchetto piccolino, però te lo tiro. Le regole del gioco sono sempre le solite. Devi indovinare di che scarpe si tratta, sono due paia, uno per me e uno per te. Ovviamente decidi tu quali scegliere, quali prendere, però devi indovinare di che scarpe si tratta, quanto pesano e poi ci devi raccontare velocemente le caratteristiche. Sei pronto? Aspetta, scusami, siccome abbiamo due numeri diversi, cosa ti sei fatto dare? Un 27 centimetri o un 27 e mezzo? Beh, questo lo valuti tu nell'impressione iniziale e poi mi dici. Sono pronto. Ce l'hai il coltello? Dalla parte del manico. Vai! Mamma mia, che bel lancio che hai fatto! Complimenti. Aspetta che faccio finta. Oh, bravo, Max, perfetto, Siamo anche bravo. lontanissimi in questo momento, quindi. Vado? Vada, 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 vada. No! Ma la posso chiamare ingegnere o devo chiamarla No, dottore? sono solo dottore, io non sono ingegnere. No, perché me l'hanno chiesto, no, comunque. Sono dottore esperto in vaccini. Ma secondo te oggi batterai il record con il No, 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 ho secondo? sbagliato già l'apertura. Senti, guarda, sai cosa faccio, siccome sono bomber? Oggi non guardo neanche le scatole. No, però poi ti dico io quale delle due devi aprire per prima, cioè Va bene, giustamente. guarda, non guarderò neanche le scatole. Allora, chiudo gli occhi, metto via le chiavi, prendo questa qua. No, prendi l'altra, prendi l'altra. Allora, intanto sono due marche diverse perché la scatola è diversa. Ti sembra leggera o pesante? Allora, mi sembra leggera. No, sì, non leggerissima, ma leggera. Ma te lo sei bevuto il coffee? Perché comunque mi dicono che quando facciamo le recensioni o le impressioni al mattino sei un po' No, non è vero, addormentato. non dire così. Allora, poi magari lo tagli. A prima impressione. È un marchio che già conosciamo oppure no? Porca trota. Detta così, guarda, a sentire questo pezzo qua avrei detto una Brooks. Però non ero più convinto dopo quando l'ho toccata, anche la tovaglia mi sembra un po' strana, bella cicciosa. Secondo me questa qua è una Puma, sai? Hai toppato completamente, hai toppato No. completamente. Sì, in effetti allora ti dico, la schiuma è abbastanza morbida. Allora a questo punto ti avrei detto una Mizuno, Assolutamente, è una Mizuno, però mi bravissimo. hanno fregato con la mescola. Allora, perché ti dico, l'intaglio qua sotto sembra una Mizuno, qua in mezzo però non sento come si chiama, la piastra. Il wave, e hanno cambiato di brutto la mescola, è molto più morbida del solito di Mizuno, quindi era davvero impossibile, come si dice, indovinarla. Ci hanno detto che avevamo fatto l'unboxing di due Mizuno, ne mancava una terza e oggi l'abbiamo presa. Ma è quindi una Sky È questa? una Sky 5. Spettacolo, perché vabbè, adesso apro gli occhi. Allora, non sentivo questo, infatti stavo cercando questo apposta. Mescola cambiata di brutto. La provo subito al piede. Run free. Sì, procedi, tra l'altro, come hai capito, dovrebbe essere il tuo numero, però magari mi sono sbagliato. Sappiamo che Mizuno ha la numerazione leggermente diversa rispetto alle altre aziende, Sì, è quindi. vero. Allora, però sì, come dicevo sempre, guardate l'americana 9,5, questo è 9,5, ma 42,5 europea, che di solito è 43 o addirittura 43,5. Allora, si sente che è una scarpa protettiva perché tovaglia importante, veste abbastanza abbondante. Allora, con le competitors mi ricorda assolutamente, posso dirlo? Puoi dire tutto quello che vuoi, questo è un unboxing, quindi. Posso dire anche le parolacce? No, allora,
messa così al piede, ad occhi chiusi, ti avrei detto una Cumulus tutta la vita. È interessante perché questa, la nuova mescola è, non è, ha un po', come, come dire, rivoluzionato Mizuno, perché loro avevano sempre questa mescola dura, molto reattiva. Mi ricordo con le Mizuno Ultima, quando avevo voglia uscivo, correvo forte, quando avevo voglia uscivo, correvo piano. Non era una scarpa tra virgolette comoda, invece questa mescola l'ha resa molto diversa dalla concezione di casa Mizuno. Qualcuno ha storto il naso, ti dirò, ormai è la direzione che stanno seguendo tutti, quindi forse aveva senso anche per Mizuno seguire la massa su questa cosa. Io sono abbastanza favorevole ormai alle scarpe morbide, le scarpe dure hanno fatto un po' il loro decorso. Bella, semplicissima comunque, Max. Potrebbe essere una scarpa alla Milani questa qua, perché è davvero semplice, ma è molto elegante. Quasi non ci correrò e andrò al prossimo matrimonio con pantaloni blu e camicia rosa, secondo me perfette queste qua. Ma non usi le Church per andare al matrimonio? No, a dire il vero, anche se ho ricevuto delle critiche, ai matrimoni vado solamente con le Silver io. È un marchio di fabbrica. Ai matrimoni solo con le Silver. Va bene, prova l'altra scarpa. Richiudo gli occhi. Chiudi gli occhi e poi decidi quale delle due vuoi utilizzare nella corsetta in pista. L'altra volta però avevo scelto di usare le Mizuno, non me l'avevi fatto usare. Questo che marchio è, soprattutto quanto pesa? Questo è un cavolo rispetto alla Mizuno. Anzi, te lo dico, la Sky di prima era molto leggera per essere una scarpa super protettiva. Wow, questa c'ha la piastra in carbonio, mi sembra che sia in carbonio. Ottima deduzione, che marchio è? Mizega, guarda qua come... Guarda, allora è la mescola spettacolare, sembra quella della New Balance. Guarda, io così ti dico che è la Puma, allora... Prima ero confuso, cioè ero in dubbio se era la Puma, perché sapevo che dovevamo testare una Puma da lento, ma a sto punto questa qua è la Puma da gara, che è la Nitro Elite, qualcosa del genere si chiama. In effetti è una scarpa Elite, però non è che sembra New Balance, è New Balance. Ah, è New Balance, hai visto allora. Guarda, però vedi, ci sono andato vicino, perché la mescola tra New Balance e Puma è molto simile. In effetti le zigrinature qua sull'intersuola non erano quelle di Puma, per di più non ero riuscito a tocchicciarle né a vederle dal vivo. Fantastica, allora me l'ero persa questa qua. Tra l'altro, Andrea, io Livigno ho filmato diverse persone, c'era un gruppo di persone, un paio di persone che avevano queste scarpe. Le ho trovate vedendole correre, le ho trovate molto stabili, e quindi sono davvero interessato a capire quale sia la tua opinione. Tra un mese faremo la recensione completa, però secondo me sembrano ottime scarpe. La scarpa è bella, i colori viola. Cioè, sembrano più adatte a te, in effetti. È vero, è vero. Io sono un tapascione, quindi giustamente. Ti dirò che il 27 cm mi è bello fasciato. Beh, la scarpa è spettacolare, io spero che davvero non la userai. Tu? Allora, la mescola è quella super che avevamo già visto nel Fuel Cell. Dopo proviamo l'effetto rimbalzo. Allora, mescola super, tantissima nel tallone, che secondo me è la salvezza per gli amatori. Quando sono stanchi, tutta questa gomma nel tallone aiuta, ma poi è davvero morbidissima, aiuta comunque a portare a casa la maratona. Tomaia super traspirante, mi sembra un pochino più resistente delle altre, quindi non è proprio un velo. Tallone con conchiglietta e un mezzo salvatene d'Achille. Se guardiamo solamente questo pezzo qua, sembrano un po' le Pegasus 36. Direi una scarpa ben fatta, un buon battistrada, molto buon battistrada. C'ha pure dei buchi qua per fare un pochino più di grip. Gomma abbastanza dura nel tallone, direi una bella scarpa. Direi che ormai praticamente tutti hanno fatto la scarpa, la ricetta è parati alta dietro e carbonio che stabilizza un po' la scarpa. Direi, Andrea, in settimana di incontrarci magari in pista e fare il famoso video, però spero che
avremo davvero il tempo di fare il famoso video di tutte le scarpe in fibra di carbonio. Altrimenti, secondo me, ti suggerirei di fare dei reels. No, i reels no. Comunque prima mi dicevi della stabilità della scarpa, in effetti la paratia di qua è un attimino più alta rispetto alla destra, quindi la parte interna è più alta e quindi sì, credo che ci aiuti a non pronare più di tanto. È ovvio che un grande pronatore con una scarpa del genere non ce lo vedo bene, soprattutto se è abbastanza pesantino. Forse sì, ecco, infatti a riguardo del peso forse è una delle scarpe che potrei usare con un peso più importante rispetto ai 70 kg che diciamo. Va bene, grazie Andrea, dai, ci vediamo dopo, vediamo un po' cosa ne pensi di queste scarpe. Ciao! Ciao! Comunque oggi è un disastro, non ho azzeccata una.